Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo e triste video, perché oggi per voi ho delle pessime notizie. Sapete che a me piace comunque commentare le notizie, dire un po' quello che ne penso io, però in questo video eviterò di farlo. Di fatto perché sarebbero solo una serie di insulti e il giorno dopo che ho messo questo video mi vedreste a Rebibbia dietro le sbarre, quindi onde evitare problemi problemi strani. Eviterò di fare commenti. Voi invece, se volete commentare la notizia, fatelo pure, però mi raccomando, moderate i termini. Dunque, parliamo di una pessima notizia per chi deve ancora fare la patente, quindi patente della moto, patenti A, A2 oppure A1. Perché è possibile, anzi è molto probabile, che a breve arriverà, l'IVA al 22% da pagare anche su questi tipi di patente. Bisogna fare un piccolo riassunto qua, cioè la notizia, diciamo, questa storia inizierà a settembre dell'anno scorso, quindi per chi si fosse perso i miei video scorsi, vi faccio un piccolo riassunto. Dunque, a settembre 2019 è arrivata da parte della Corte di Giustizia europea, quindi non quella italiana, ma quella europea, diciamo una sentenza che prevedeva che i costi delle patenti B e C1 e solo B e C1, perché le patenti A non erano menzionate. Quindi i corsi patenti B e C1 dovevano essere equiparati a insegnamento specialistico e non più insegnamento universitario oppure scolastico, e per questo andava applicata per legge l'IVA, che in Italia è al 22%. Oltre a questo, sempre questa sentenza, si parlava di retroattività. Quindi, secondo una interpretazione comunque abbastanza fantasiosa del fisco italiano, bisognava applicare questa sentenza comunque anche ai 5 anni precedenti. Quindi chi aveva fatto la patente dal 2014 in poi avrebbe dovuto versare l'IVA non pagata, patenti B e patenti C1. Oppure le autoscuole dovevano metterci l'IVA non pagata dagli studenti, dagli ex alunni, di tasca loro. E questo ovviamente ha mandato in rivolta le autoscuole, che hanno fatto degli scioperi. E alla fine c'è stata un po' di chiarezza verso fine anno col decreto fiscale entrato in vigore 1 gennaio 2020. E cosa prevede? Sulla base di questa sentenza della Corte europea, prevede che dal 1 gennaio su tutte le patenti B e C1 va applicata l'IVA al 22%. Quindi patente B, parliamo della patente della macchina. Tradotto, cosa vuol dire? Che chi deve fare dal 1 gennaio deve fare la patente della macchina dovrà pagare l'IVA al 22% sul corso, teorico e pratico, e si traduce questo in un aumento economico di circa 150-200 euro, dipende un po' dalla zona, dipende un po' dall'autoscuola. Però diciamo che fino a pochi giorni fa era una notizia confinata al mondo delle patenti B e patenti C1. Io stesso ho fatto un video per dirvi: attenzione, se in autoscuola vi chiedono l'IVA per le patenti A, perché per la sentenza e nel decreto fiscale è chiaramente detto che si riferisce a patenti B e patenti C1. Patenti A sono escluse. Purtroppo però arriviamo ai giorni nostri. Un paio di giorni fa infatti c'è stato un evento chiamato Telefisco 2020, che è un evento nel quale vengono presentati i piani fiscali per quest'anno, per il 2020, dove l'Agenzia delle Entrate italiana ha detto che secondo loro va applicata l'IVA 22 anche per le patenti A, perché siccome le patenti B e C1 sono state equiparate a insegnamento specialistico, per forza di cose anche la patente A va equiparata come insegnamento specialistico, e per questo anche per la patente A va applicata l'IVA 22%. E questo va andato ovviamente in rivolta alle autoscuole per una seconda volta, perché la sentenza europea parlava chiaro: patenti B e patenti C1, eppure il decreto fiscale nuovo parla di patenti B e patenti C1. Ora, qual è il problema? Perché le autoscuole sono di nuovo in rivolta? Perché un conto è mettere l'IVA al 22 sulle patenti, per esempio, della macchina, patenti B. Tu metti l'IVA, quindi fai pagare 200 euro in più, la gente, quello che viene per farti il corso, si lamenta, però alla fine te lo fa lo stesso il corso, perché comunque la macchina tutti, bene o male, lo prendono come patente, no? La macchina serve, è un mezzo necessario, e quindi, ok, metti 200 euro in più, però comunque il corso te lo fanno lo stesso. Discorso diverso per le patenti A, soprattutto le patenti A1, quelle che fanno i sedicenni, perché lì parliamo di un corso comunque per la patente che in genere pagano i genitori. E
E se i genitori devono pagare questo corso ai figli e vanno a pagare magari 200-250 euro in più, può essere molto facilmente che i genitori dicano no, io il corso della patente A1 non te lo faccio. E quindi questo ovviamente sarebbe un ammanco nelle casse delle autoscuole, quindi per questo sono in rivolta. Quindi questa è la brutta notizia, ragazzi, che secondo l'Agenzia dell'Entrata Italiana va applicata l'IVA anche alle patenti A. Ora, qual è il problema? Il problema è che c'è un decreto fiscale, c'è una legge che parla chiaramente, no? Parla chiaro, dice che deve essere applicata solo alle patenti B e patenti C1. E dall'altra parte c'è l'Agenzia dell'Entrata Italiana che dice che deve essere applicata anche alle patenti A. Questo cosa porterà? Probabilmente a una revisione del decreto, può essere quindi che arriverà l'introduzione dell'IVA anche per le patenti A. Purtroppo io ho fatto un video, adesso non mi ricordo se è l'ultimo su questo argomento, ve l'avevo comunque anticipato, cioè mi sembrava strano che l'Italia non coglieva la palla al balzo, perché era proprio facile, era servita sul piatto d'argento. Se mi fai questa cosa sulle patenti B e patenti C1, perché mi escludi le patenti A? C'è andata bene che comunque, sapete, noi siamo un mondo a parte, no? C'è il mondo delle auto, che è un mondo che conta milioni, miliardi di automobilisti, e il mondo delle moto, che è un mondo più nascosto, e quindi a volte si dimenticano di noi, ci va bene. Però, purtroppo, chi non si dimentica di noi, è il fisco, e quindi, ragazzi, si sono ricordati, può essere facilmente che a breve arriverà quindi la patente, l'IVA 22 anche sulle patenti della moto. Quindi parliamo patenti A, patenti A1 e patenti A2. Se volete farvi un calcolo comunque per sapere più o meno quanto andreste a pagare in più rispetto al costo di adesso sulle patenti A, andate in autoscuola, fatevi dire quanto vi costerebbe il corso e aggiungeteci un 22% e quindi trovate la differenza che dovreste dare. Comunque per il momento ancora non possono applicare l'IVA 22 sulla patente A perché c'è un decreto fiscale che parla di patenti B e patenti C1. Attenzione. Però può essere facilmente che nei prossimi giorni modificheranno questo decreto. Vi farò sapere comunque sicuramente. Se dovesse esserci una modifica al decreto, quindi introdurre anche patenti A, vi farò un video per conferma. Detto questo, non andrò oltre nei commenti, vi dirò, non voglio commentare la notizia. Purtroppo, ragazzi, preparatevi a pagare di più per la patente. Già a 16 anni dovete acquistare la moto. O farvela acquistare, dovete pagare o farvi pagare l'assicurazione, i bolli, eccetera, eccetera. Se poi uno deve andarsi a pagare anche la patente 200 euro in più, è un bel casino. Dai, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Lasciate un like se vi è piaciuto. Iscrivetevi al nostro canale YouTube e quello Instagram, il DN Biker Ufficiale. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.